Oggi allestiamo una build dal costo complessivo di 2500 euro. Con questo PC avrete prestazioni entusiasmanti con tutti i giochi in commercio, anche alla risoluzione di 4K. Le performance con i programmi di produttività sono ottime. Vi presento Crystal Power. Ho scelto il processore più prestazionale della nuova famiglia Coffee Lake, ossia l'i7-8700K. È munito di 6 core fisici e 6 core logici, che operano ad una frequenza di base di 3,7 GHz che diventano 4,7 GHz in turbo mode. Stiamo parlando di un processore davvero prestazionale, non solo in gaming ma anche con i programmi professionali che sfruttano più di 4 core, grazie ai 12 thread disponibili e al valore complessivo di cache di ben 12 MB. Non esiste gioco o scheda video in grado di mettere in difficoltà questa CPU. Ragazzi, il prezzo dell'i7-8700K è ancora un po' ballerino ed esagerato, ma nell'arco di alcune settimane dovrebbe attestarsi intorno ai 400 euro. Abbiamo inserito un processore appartenente alla famiglia K di Intel, ossia quella dedicata all'overclock. Serve quindi un dissipatore in grado di tenere a bada le temperature, anche in presenza di un UC medio. Ho scelto l'Enermax Liquimax 2 da 240 mm. Non mi prolungo molto su questo dissipatore perché l'ho inserito in molte configurazioni. Ha un prezzo incredibile se lo si rapporta alla qualità e alle prestazioni. È munito di due comodi switch con cui è possibile regolare il range di rotazione delle ventole ed è uno dei dissipatori più silenziosi in commercio. Praticamente quasi tutti i modelli di motherboard Z370 sono disponibili sul mercato, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Ho deciso di inserire la MSI Z370 Gaming Pro Carbon. Possiamo installare fino ad un massimo di 64 GB di RAM DDR4 alla massima frequenza NOC di 4000 MHz ed è pienamente compatibile con configurazioni multi GPU grazie agli slot PCIe Gen 3 rinforzati in metallo. È inoltre munita di LED RGB ed inserti in carbon look che la rendono esteticamente davvero bella. Completano la dotazione i due slot M.2 per gli SSD. Stiamo in sintesi parlando di un'ottima scheda madre completa e dal prezzo non esagerato per quello che offre. È arrivato il momento delle memorie. Con una scheda madre del genere servono a mio avviso delle memorie RGB. Ho scelto le Corsair Vengeance RGB nella quantità di 16 GB, quindi due banchi da 8 GB in configurazione dual channel. Sono memorie affidabili che operano a 3000 MHz e che si prestano ad un po' di UC. Passiamo ora alla scheda video. Ho scelto la GPU più potente sul mercato, ossia la GTX 1080 Ti. Il modello che ho inserito è l'Asus ROG Strix, munito di un dissipatore con tre ventole in grado di mantenere temperature basse, anche in presenza di un UC medio. Ragazzi, la 1080 Ti è una scheda mostruosa, che vi permetterà di tenere i settaggi grafici alti anche alla risoluzione di 4K, con tutti i titoli in commercio. In una build dal budget superiore ai 2000 euro serve un SSD capiente, capace non solo di far girare il sistema operativo ma anche i principali programmi o giochi che vengono utilizzati con più frequenza. Ho scelto il Crucial MX300 da 525 GB. Stiamo parlando di un SSD dalle prestazioni molto vicine ai prodotti top di categoria, ma dal prezzo ottimo. Come alcuni di voi sapranno, ne possiedo uno e l'ho potuto confrontare con i principali prodotti competitor di fascia alta, come il Samsung 850. Il Crucial MX300 è davvero ottimo. Per l'archiviazione di tutti gli altri dati ho scelto un HDD capiente ed affidabile. Sto parlando del SeaGate Barracuda da 2 TB, con una velocità di 7200 RPM e 64 MB di cache. È uno degli HDD più silenziosi sul mercato. Voglio inserire un alimentatore di grande qualità e di un brand noto. Ho scelto l'EVGA Supernova P2 da 850 W. È uno dei migliori sul mercato. È completamente modulare e con una certificazione 80 Plus Platinum. La cablatura in dotazione è di ottima fattura e gode di ben 10 anni di garanzia. In sintesi, affidabilità sicura ed ottima predisposizione per l'overclock. Ho scelto uno dei case a mio avviso più belli ora in circolazione, ossia il Corsair Crystal Series 570X RGB. Si tratta di un case mid tower davvero spazioso, completamente rivestito di pannelli trasparenti in vetro temperato. Incluse con il case troviamo tre ventole munite di LED RGB ed il controller per gestire colore, velocità e modalità di illuminazione. Per questo video è tutto. Come al solito trovate tutti i link dei prodotti in descrizione. Fatemi sapere che ne pensate di Crystal Power, se avete dubbi o quesiti commentate. Se questo video vi è piaciuto spolliciate e soprattutto se come me amate le PC build e non vi sto troppo antipatico, iscrivetevi al canale.